Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Questi giorni sono volati. Voi non avete idea, ogni volta controllo e dico: oh mio Dio, siamo già al. Oggi è 16, 15? No, oggi è 15, mi sa. Oggi è 15, volevo vedere del 16. Oggi vado finalmente a rifare queste unghiette, come vi ho detto anche nel video di ieri. Sono molto felice, giuro, non le sopportavo più. Sono bellissime, scenografiche, quello che vi pare. Ma per lavare i capelli, per la vita quotidiana, sono stati un po'. Mi sono incastrata un bel po' di volte. Comunque, prima di tutto, sistemiamoci questa faccia. Io ho l'appuntamento alle 13, sono le 11:50, quindi ho tempo di prepararmi a fare tutto, anche perché poi devo andare a prendere la metro. Con la metro sono una ventina di minuti per andare, non è distante. Quindi skincare, ovviamente utilizzo i prodotti di Yepda, che trovate qua sotto il link per andare, siete ancora in tempo per fare gli acquisti di Natale, gli ultimi regalini, e con il mio codice avete anche il 20%. Se poi arrivate a un minimo spesa di 69 euro, che ovviamente poi vi verrà scontato col codice sconto, avrete regalo anche questo qui, che è il mini bubble double. Io li adoro questi prodottini, infatti in viaggio porterò ovviamente tutte le mini size. E potete avere questo in regalo. Quindi doppia detersione, scaldo il balm, che lo applico sul viso. Per quanto riguarda le unghie, non ho proprio le idee super super decise. Nel senso, ho un'idea che porto avanti da giorni, ma poi ogni volta che arrivo in negozio io cambio idea. Perché poi ho dei set che hanno lì, insomma, vediamo un attimo cosa ci offrono. Tra l'altro oggi c'è anche un tempo bruttissimo e io una volta che ho finito devo tornare a casa, pranzare, che spero non ci metteranno insomma più di un'oretta e qualcosa, prendere tutto, prendere Ami con la pioggia e tutte robe, quello che mi preoccupa di più, ma vabbè, e andare a casa di Ross. Quindi praticamente il vlog di oggi sarà per metà a casa di Ross, perché rimarrò lì presumo fino alle 7 di sera, la robina del genere, forse anche un po' più tardi, e vediamo un pochino. Allora, ho rimosso la parte grassa utilizzando appunto il The Bubble Bubble, giusto per rimanere in tema, quindi doppia detersione. Che poi il mio piano oggi è quello di non truccarmi. Che novità, voi direte, tanto mi avete sempre struccata. E anche voi avete ragione. Comunque, sta piovendo il siero adesso. Le macchie dei brufolini ancora non si tolgono. E mi sono resa conto perché stavo riguardando il video di quando sono partita l'altro giorno, che avevo le stesse macchie. Sarà un caso? Non lo so. Fare la skincare vi rimette al mondo. Vi ricordo codice sconto, regalino, tutto quanto vi scrivo qua sotto. Ora finisco di prepararmi così possiamo andare. Lo so ragazzi, non ci credo neanch'io, ma sono arrivata con 5 minuti di anticipo. Cioè, è veramente Natale. Comunque, sono qui fuori al negozio, sta piovendo. Ovviamente, io sembro la solita calva quando mi faccio le treccine perché avevo i capelli troppo crespi. Ho detto di risparmio questa visione. Qui c'è il negozio, quello con l'insegna blu. E ora entro perché direi, visto che non voglio stare qui sotto la pioggia 5 minuti, che saranno mai. Sono tornata a casa, le ragazze molto carine si sono ricordate che ero venuta anche l'altra volta, hanno visto il video e quindi mi hanno fatto uno sconto del 30%. Avrei dovuto pagare tra rimozione, perché qui si paga rimozione, poi mi ha ricostruito due unghie, quindi tutto avrei dovuto pagare 130.000 won, che se non sbaglio dovrebbero essere all'incirca una novantina di euro. In realtà poi con questo sconticino che mi ha fatto, più il deposito che avevo già pagato di 30.000, ho speso 67.000, una cosa del genere, poco meno di 50 euro, una settantina di euro, un po' tanto, però ripeto, c'è la rimozione e ricostruzione di due unghie, altrimenti sarebbe stato di meno. Comunque, cerco di farvi vedere il set, alla fine è venuto così, queste due appunto me le ha ricostruite, questi sono i pollicini. Così. A me piacciono, ovviamente qui non fanno le strutture che facciamo noi in Italia. L'unica cosa che mi turba tantissimo è questa stellina, che non so se vedete che rispetto a questa è lucida, questa è rimasta opaca, ma si vede che è proprio un difetto del cosettino, della stellina che ha messo su. E non me ne sono accorta, lei non se ne è accorta, e quindi adesso rimango così. Però la mia mente da perfezionista, purtroppo, ragazzi, cioè adesso si concentrerà su questa stellina per tutto il tempo che avrò queste unghie. Però per il resto sono molto graziose. Natale
natalizie, ma ovviamente non natalizie tipo verde, rosso, candy cane, eccetera, perché proprio non fa per me. Comunque, in tutto ciò si sono fatte le 3 e qualcosa, quindi adesso io mangio. Ho le verdure qua di ieri, la solita fish cake, mi sono fatta anche il riso, eccolo qua tutto vaporoso. Poi preparo il signor assistente, scusi... Signora assistente, lei deve venire fuori con me, lo sa? Dobbiamo andare a fare una gita oggi, dobbiamo andare a fare una gita. Cuginetti time oggi, sei pronto? Tra l'altro Rossa ha la lezione di Pilates alle 5, quindi nel caso io non dovessi beccarla prima delle 5, perché tempo arrivo con i mezzi, bla bla bla, entro dentro casa sua e mi faccio trovare direttamente all'interno. Sono arrivata a casa di Ross e Ross non c'è. Dormi vuole giocare con Ami. Li sto un attimo monitorando per vedere come fanno, perché ovviamente Stormy c'è. Guardate dov'è. Non si sa dove è andata, eccola. Corre come una saettina. Una puzzetta, questo vuole salire, ma no, tu sei un piscia sotto, quindi non ti faccio salire senza tua madre, non mi prendo responsabilità. Ami è qui, è fatto un viaggio in metro. Sei stato molto bravo. Ami ovviamente sta facendo il territoriale, che mi si mette addosso. Da cane geloso qual è, il signor Gucci anche. Però Ami lo tollera il signor Gucci ovviamente, perché è piccolino, non corre, non gli fa niente. Sta al suo posticino, guardate lei come la fissa. Me la guarda e piagnucola. Che ti piagnucoli? Gucci non può salire sopra zia perché zia si veste sempre di nero e Gucci ha un problemino. Ecco, ora si è messo. Guardate Ami come lo tollera lui. Gucci ha un problemino col suo signor pistolino. È vero? Quindi zia non lo può prendere, che mi sporca sempre di qualcosa. Ora cerchiamo di far rifare amicizia. Ami è ignaro che questa sarà la sua casa per le prossime 2 settimane. Io sono Francesco, quanti cani voglio avere addosso? Magari la smettiamo? Guarda, 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 guarda. Stiamo uscendo per cibarci e abbiamo portato la piccola Stormy. Ora vi devo far vedere che vestitino che le ho messo. Madonna, sei una puzzola. Guardate il sassitino. Con un orsetto. Mamma mia. Facci vedere con i cammini. No. Sì, quanto è piccola. Come una mano. La nostra cena di oggi sarà uova. Forse come prendo questo o questo. Con l'avocado alla fine. Molto semplice. Poi li vedo belli pieni. Sto strangolando fuori col cane. Qui ci sono tutti i sample e mi fanno morire. Io ho preso questo qua. E anche un'altra cosa che dovrebbe essere questo. Allora, ecco cosa ho preso. Avoholic. E questo dovrebbe essere quello col buco in mezzo. Praticamente sulla TV mi si è settato tutto in inglese. Quindi ormai io guardo tutto in inglese, non ho problemi. Questo ha un buchino all'interno. Cosa c'è dentro? Chicken mayo qualcosa. Madonna, si è burroso. Il burro. Vediamo. Ciao. Mentre l'altro... Una chiappa. È un tostarello. È così qua. È cremoso. E clip. Che è la goccia? Victoria. Quella cattiva. È il biondo? No, il biondo è morto. No, sono tutti morti. È rimasta solo lei, mi sa. Ora diventa padre, l'hai visto? Già? L'anno prossimo. Ah, nella vita reale. Di chi? È di una cantante, non lo so, non la conosco lei. E se cerchi, da poco l'hanno detto, no, non è film. Che nel film diventa padre effettivamente, però sì, sì. Io già, però aveva senso nella conversazione, già, no, l'anno prossimo. Aveva senso anche l'anno prossimo, perché è uscito l'anno dopo. Ma lei è un vampiro ora, no? Salva. Non mi ricordo. No. Nell'ultimo l'aveva salvato dai volturi là, ti ricordi? Poi c'eravamo addormentati. Capito, per questo non mi ricordo. Però adesso sono tornati insieme e lui è tornato nella città. Okay. Fine. Che è diventato un vampiro in quello sì. Dopo. No, alla fine del penultimo. L'adoro. Ha la parrucca lei. La vedo lei. Buffina! Ma che hai fatto? No, no, no. Sembra orecchie della Disney su di lei. E ora il signor Gucci sembra gumizzato, capito? No! Subito, immediatamente. Gucci è gumizzato! Lascialo avere le sue orecchiette. No! No, proteggilo!
siamo a casa, Ami è stato portato e ha fatto un casino perché fuori è tutto bagnato. Non vi dico quando siamo tornati, gli ho messo il vestitino, l'impermeabilino. Era tutto sporco, infatti domani penso una bella tagliata di pelo perché si è portato via tutto quello che poteva trovare in strada praticamente. Quindi mi sono fermata sul pezzettino, quello dove di solito ci togliamo le scarpe. Gli ho detto ferma! Quindi non è entrato in casa, l'ho pulito, spazzolato, tolto qualsiasi residuo di qualsiasi cosa, asciugato col suo asciugamanino e poi l'ho anche asciugato con il phon. Poi mi sono fatta la doccia, ovviamente, adesso ho finito di fare la skincare. Ho messo la lavatrice perché ho detto no, Ilaria, perché ti sei messa queste cose, ci devi partire. E ovviamente mi sono scordata queste cose. Non ce la posso fare, ragazzi. Cioè, se può stoppare la lavatrice? No, perché se la stoppi, cioè, come funziona? La dovrei spegnere. Io ci provo, cioè, le brutte che succede. Non lo so. Esce tutta l'acqua. Facciamo insieme questo esperimento. Off. Ragazzi, però io lo devo fare. Non so come altro. Ok, non è uscita tutta l'acqua perché c'era poca roba. Faccio in tempo a metterci questo molto bene. Ok, chiudi, chiudi, chiudi. Penso rimetti anche il sapone. Tra l'altro, oh, buonissimo questo, eh. Io tutto il tempo andando, adoro. Comunque non so perché faccio queste cose a luna di notte. Perché ho realizzato che mi servivano questi vestiti, ecco perché. Ma poi dove si mette il sapone? Cioè questo qui è proprio il sapone e l'altro è ammorbidente. Io di solito metto il sapone qui nell'uno e l'ammorbidente qui nel secondo. È giusto? È sbagliato? Io non ne ho idea. Tra l'altro mi è arrivata anche l'altra assicurazione sanitaria da pagare. E adesso seguo uno dei vostri consigli. Mi avete detto di mettere la crema per i piedini insieme al calzino. Cioè mettere la crema e poi mettere il calzino. Quindi io lo sto facendo perché devo recuperare questa situazione ai piedi e sta andando meglio. Però mi avete detto anche di comprare la, come si chiama? Tipo la pietra pomice, solo che io non riesco a trovarla qui, quindi per ora vado di crema e poi quando trovo la pietra pomice pomiciamo, che posso dire. Detto ciò, comunque qua è stanchino, infatti ora ci mettiamo subito a lettino appena finisce lì a che mancano 5 minuti. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono le unghiettine, eh? Io le adoro personalmente. Ogni volta metto, mi sono accorta anche l'altra volta, ogni volta metto sto fiocchetto sul pollice, però lo adoro. Io ho messo la mia cremina per i brufoletti. Sembra un quadro. Pure sembra tipo unisci i puntini praticamente. Speriamo passi tutta questa questione. Detto ciò, vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao.